Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie. Io sono lusingato del fatto che i rappers in generale della scena italiana abbiano una sorta di ammirazione, di apprezzamento nei confronti di quello che abbiamo fatto con gli 883. Ecco, io credo che molti di loro siano cresciuti in quel periodo, no? Erano ragazzini nel periodo in cui uscivano album come Hanno ucciso l'uomo ragno o Nord Sud Ovest Est, e quindi in quegli anni era una cosa strana sentire un album pop che però raccontava anche nelle canzoni delle cose di vita quotidiana, no? La vita del bar, la vita del gruppo di amici, eccetera. Quindi probabilmente nell'omologazione che c'era un po' in quegli anni nella musica italiana, di sentire qualcuno forse che parlava di cose quotidiane, forse gli ha fatto venire voglia di dire: vabbè, se lo possono fare loro, lo possiamo fare anche noi. No? Non ci lascerà in questa città. Premesso che i Dogo sono ormai i maestri e campioni assoluti del genere, insomma, quest'anno è stato un po' l'anno di Emi Schilla. L'ho sentito molto, l'ho visto estremamente preparato, pronto, professionale. È giovane ma con una testa già da adulto, sa come affrontare questo mestiere senza farsi né montare la testa né abbattere dai momenti difficili. Per una femmina che dice di no, adesso vanno in giro a fare gli eroi. Mi ha molto entusiasmato scrivere il testo per Davide, perché è una cosa che è nata così nel giro di 24 ore, perché in pratica tramite Simona Ventura mi è stato detto: guarda, sarebbe interessante fare un bel inedito, c'è una musica, non abbiamo il testo, ti va di farlo? Ma sì, ok, va benissimo, sì, una bella idea, per quando? Per domani, perfetto. Allora, quindi diciamo che è stato un lavoro tra virgolette immediato, che mi ha dato la possibilità di confrontarmi con un interprete, quindi dire: ok, fammi vedere, cioè, lui che cosa potrebbe dire? Premesso che deve fare una canzone d'amore, perché di questo devono parlare, cioè dalla melodia può essere solo un pezzo d'amore. Che tipo di amore deve provare? Può provare. Allora ho guardato un po' la sua vita, no? Il fatto che è una persona che faceva un lavoro semplice con la fidanzatina a casa che gli mancava. Cioè, ho detto: beh, deve essere un amore adolescenziale, giovanile, enorme, esplosivo, gigantesco. Più o meno come sei un mito, ma sei un mito di più. Come mai doveva essere come concetto, no? Cioè la sublimazione, però vista dal punto di vista di un ventenne. Quindi mi sono potuto anche divertire raccontando un amore che magari alla mia età è difficile da raccontare. Cioè, a 45 anni dico: ma vai a cagare, cioè, nel senso, non... invece a 20 è credibile.